mani del mio corpo cominciarono a diminuire ogni passo che facevo. Inconsciamente che ero riuscito a valicare i limiti della morte, del paradiso e dell'inferno, nello stesso tempo. Avete fatto uno scambio equo. Ora siete legati nel sangue e nel destino. Ora, quella porta di luce che avevo di fronte a me, con aria sbalordita. Finalmente ero riuscito a sviluppare questa tecnica. Vidi quel fuoco rosso chiaro che girava intorno all'immagine di Faraia. Girandomi sulla mia sinistra, vidi che alla parete era legata una grande ombra nera. In quel momento si mosse e davanti a me apparvero due. Le mie ossa incominciarono a trasformarsi. Le sentivo rompersi e ricomporsi. Sentivo ogni mia singola cellula come impazzita. Il cuore e i polmoni incominciarono a pompare e a battere a dismisura. Sentivo scorrere il sangue nelle vene a una velocità straordinaria. Tutti i muscoli del mio corpo si gonfiavano spropositatamente. Benvenuti in questo nuovo fantastico video dove annuncerò qualcosa di veramente strepitoso. Circa qualche mese fa ho annunciato il mio progetto di scrivere un libro. Avete presente? Un libro fantasy, veramente intrigante, con quel qualcosa di veramente originale. Finalmente è uscito. Finalmente il libro Indie The Wolf è uscito. E no, se vedete dal titolo e il titolo del mio canale, non è un autobiografico come ho detto più volte, è un maledettissimo fantasy. Molte persone collegano subito YouTube, libro, uguale autobiografia. Di solito è sempre così. Ma sono uno YouTuber con pochissimi iscritti, circa 3000, e non posso pretendere, anzi non posso creare un'autobiografia per due motivi. Primo motivo, non sono famoso. Secondo motivo, non ho nulla da raccontare. Non sono un vissuto figlio di qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in pratica non ho nulla da raccontare in un'autobiografia. Perché ho voluto scrivere un fantasy? Beh, la voglia e il fatto che c'ho una fantasia che farebbe invidia a qualsiasi pazzo di un manicomio. Avete presente? Un anno circa, finalmente è uscito il mio libro, Indie the Wolf. Per chi non lo sa, forse l'ho annunciato qualche giorno prima, è uscito questa domenica, cioè è uscito domenica scorsa, il 12 di questo novembre. Quindi per tutta la gente che è interessata, qua sotto nel link troverete sia il libro in cartaceo, sia il libro in ebook. Indie the Wolf parla di un ragazzo, Daniel, che trova qualcosa di straordinario. Trova un artefatto che lo collega a un mondo parallelo, un mondo chiamato Feraia, in grado di trasportare la sua mente, ma anche il suo corpo, in qualcosa che non poteva nemmeno immaginare. Da lì partirà un'avventura molto caotica, non ha mai un respiro e quindi non sapete mai che cosa può succedere in un momento o nell'altro. Non c'è mai un minuto di riposo per il povero Daniel. E per il povero Indy. Vi consiglio di andare a vedere perché è veramente, ma veramente un bel libro. Soprattutto perché l'ho scritto io e soprattutto perché ci ho impiegato molto, molto tempo. Se non siete tanto convinti, qua sotto, sempre in descrizione, oltre ai formati in Amazon, sia in formato ebook che in cartaceo, potete trovare i primi due capitoli, se non i primi tre, forse metà del terzo, ma i primi due capitoli in formato anteprima per chiunque potrebbe interessare, così da poterlo leggere e dire fuori: sì, sono curioso, lo prendo. No, non sono curioso, non lo prendo. Quindi supportate non soltanto per me, ma supportatelo per la letteratura, per imparare, per poter vivere avventure con la propria fantasia e non dietro un monitor. Quindi da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, anche se è molto corto, se il video vi è piaciuto lasciate una bella zappata sopra mi piace. E noi ci vediamo alla prossima.